La 32esima edizione della Sagra delle Ciliegie, svoltasi ieri a Giuliano Teatino, ha confermato la presenza di tantissime persone che hanno assistito alla sfilata dei carri allegorici con temi diversi, ma ovviamente con la ciliegia come tema di riferimento principale. Il terzo anno che noi realizziamo questa sagra. Prima c'era un'altra associazione che ci ha preceduto ed ha portato la sagra alla 30esima edizione e noi abbiamo questa voglia di continuarla e di portarla avanti il più lungo possibile e crearla sempre e dare la possibilità al paese di Giulia Teatino di avere la sagra sempre più grande. Una giornata, quella di ieri, molto intensa, cominciata fin dalla mattina con le mostre estemporanee di pittura ed un concorso aperto a professionisti e dilettanti dal titolo La ciliegina sulla torta, dove tantissime donne e operatori del settore pasticceria si sono cimentati a colpi ovviamente di ciliegie. La ciliegia di Giuliano Teatino ormai è famosa nel Chietino, è famosa in Abruzzo, ma stiamo cercando di portarla anche oltre l'Abruzzo. Domenica scorsa siamo stati ospiti a Conversano, Bari, dove c'è stata la 10ª manifestazione nazionale delle città delle ciliegie. Siamo 68 città in Italia che aderiscono a questa associazione e noi eravamo presenti con il nostro prodotto, perché il nostro impegno è quello di far conoscere le ciliegie, attraverso le ciliegie far conoscere anche gli altri prodotti, i vini e gli oli di Giuliano Teatino. E non poteva mancare ovviamente all'appuntamento il figlio illustre di Giuliano Teatino, l'onorevole Antonio Razzi. Beh, almeno anche al presidente Renzi gli facciamo vedere che nel mio paese ci sono le migliori ciliegie d'Italia e che è una tradizione che ormai da anni che si fa queste sfilate e che si dà un premio ai contadini che tutto l'anno lavorano per queste buone ciliegie, ma anche per questa buona riuscita della manifestazione.